Vediamo ora una bella immagine che rappresenta lo spettro elettromagnetico che si estende all'infinito da lunghezze d'onda lunghissime a lunghezze d'onda brevissime, e noi vediamo soltanto una ristrettissima finestra all'interno di questo spettro elettromagnetico. Questa è la finestra del visibile, in realtà è molto più stretta di quello che è rappresentato in questa figura, ingrandita, va da circa 400 micron a 400 nanometri a circa 700 nanometri. Ricordiamo che nanometri è 10 alla meno 9 metri e 400 nanometri sarebbe 0,4 micron. Il micron è un milionesimo di metro, 10 alla meno 6. Quindi 0,4 micron, 0,7 micron. Qui la lunghezza d'onda aumenta andando verso sinistra, come indicato da questa freccia, e come si vede anche in questo disegno. Al contrario, la frequenza, qui indicata con la lettera greca ni, noi siamo abituati a chiamarla F, cresce verso destra. Sappiamo infatti che frequenza e lunghezza d'onda fanno l'una il contrario dell'altra affinché il loro prodotto, lambda per F, rimanga costante e uguale alla velocità della luce nel vuoto, 300.000 km al secondo. Alle frequenze maggiori dello spettro visibile, quindi qua a destra del violetto abbiamo quelle bande dello spettro elettromagnetico che si chiamano ultravioletto, raggi X, raggi gamma, raggi cosmici. Le loro frequenze sono superiori a 10 alla 14 Hz, che abbiamo detto sono le frequenze tipiche della luce visibile. E infatti stiamo a 10 alla 16, 18, 20, 22, secondi alla meno 1 sono gli Hz. Al crescere di queste frequenze le lunghezze d'onda diventano sempre più strette, come si vede anche dal disegno, fino ad arrivare alle dimensioni dei nuclei atomici. Queste invece sono le dimensioni degli atomi, queste le dimensioni dei nuclei atomici. Alle frequenze inferiori, invece, inferiori rispetto ai 10 alla 14 Hz del visibile, ci sono l'infrarosso, microonde, onde radio, che hanno frequenze decrescenti, e lunghezze d'onda che diventano sempre più lunghe, come si vede dal disegno, fino a decine o centinaia di metri nel caso delle onde radio.